Salve 3D Artist, bentornati! Come avrete già saputo, è stato rilasciato da poco Blender 3.2 e in questo video, come al solito, daremo una rapida occhiata alle feature più importanti di questa versione. Ovviamente la prima feature che troviamo in elenco sono i Light Group, di cui in realtà abbiamo già parlato in un video precedente, quando questa versione di Blender era ancora in alfa. I Light Group permettono di contrassegnare singole luci, o appunto gruppi di luci, che in fase di render vengono isolati e separati in background, in modo poi da poter così controllare meglio l'illuminazione della nostra scena in fase di compositing. E infatti, come possiamo vedere nell'esempio qui in basso, le luci sono state divise in World, ossia le luci ambientali, le luci provenienti dalle panchine, le luci provenienti dalla piscina e infine le luci provenienti dall'interno della casa, che tramite il compositor appunto sono state regolate separatamente e poi combinate per dare il risultato finale. Andando avanti, un altro miglioramento sostanziale, come possiamo vedere, riguarda le caustiche all'interno delle ombre che vengono generate quando la luce attraversa appunto delle superfici trasparenti. In questa nuova versione adesso abbiamo la possibilità di poter applicare il motion blur alle simulazioni di fluidi gassosi e possiamo farlo sia alle simulazioni che abbiamo generato stesso all'interno di Blender e sia alle OpenVDB che invece abbiamo importato e che abbiamo generato in altri software o che abbiamo anche semplicemente scaricato dal web. In questo nuovo Blender 3.2 ritorna finalmente il Vertex Painting o Polypainting per chi viene da ZBrush, stesso all'interno della modalità Sculpting. Vengono aggiunti poi nuovi strumenti e ci sono miglioramenti soprattutto per quanto riguarda le performance. Fra i pennelli messi a nostra disposizione abbiamo, vabbè, il classico Paintbrush con alcune opzioni aggiuntive, lo Smearbrush che è praticamente lo sfumino e vengono aggiunti poi alcuni strumenti utilissimi come il Mask by Color e il Color Filter Tool. Inoltre poi, sempre per quanto riguarda i miglioramenti relativi al Vertex Painting, possiamo finalmente lanciare un remesh senza che il nostro modello perda le informazioni di colore. E adesso il Vertex Painting supporta pienamente anche Masking, Automasking e Face Set. Andando avanti, fra le novità di questa nuova versione, adesso abbiamo la possibilità di poter aggiungere alla nostra Asset Library degli asset generati da intere collection, con la possibilità di poter creare delle thumbnail personalizzate oppure generate automaticamente. Finalmente in questa nuova versione è stato introdotto, come speravo da tempo, lo strumento Curve Pen, che permette di creare una curva punto per punto e permette anche di editarla molto più facilmente. Il problema però è che, a differenza di un qualsiasi altro software di 3D, per poter accedere a questo strumento devo prima inserire una curva base all'interno della scena andando nel menu Add e poi, con la curva selezionata, entrare in modalità Edit. Cioè, raga, sta cosa almeno per me non c'ha senso. Non è possibile che per creare una curva con questo strumento io debba per forza creare un'altra curva per accedere poi alla modalità Edit e quindi al Pen Curve. Che poi, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, la curva che ho usato per accedere al tool la dovrò anche andare a cancellare, perché tanto non me ne faccio niente. Quindi una soluzione, sempre secondo me, visto comunque che per poter modificare in tempo reale i punti della curva mentre li disegno è necessario dover per forza entrare in Edit Mode, potrebbe essere mettere lo strumento accessibile anche in Object Mode, ma che appena lo seleziono entra automaticamente in Edit Mode. Oppure semplicemente mettere nel menu Add un'istanza già vuota, così in modo da non dover cancellare ogni volta la curva che mi tocca usare per entrare appunto in Edit Mode.
Andando avanti abbiamo degli aggiornamenti anche per quanto riguarda il Grease Pencil, e fra questi troviamo il nuovo Envelope Modifier, che permette di dare al nostro disegno questo particolare effetto, detto appunto envelope, o in italiano inviluppo. Io mi ricordo che avevo imparato a fare sti robbi a mano che stavo alle medie. Buone notizie anche per i videomaker, dato che abbiamo miglioramenti sostanziali anche per quanto riguarda il video sequencer. Infatti adesso abbiamo la possibilità di poter organizzare meglio i canali, potendo dare loro un nome e con la possibilità anche di poterli bloccare e mutare. Questo ovviamente non è che la punta dell'iceberg, in quanto, come abbiamo anche già detto all'inizio del video, questi sono solo i miglioramenti, diciamo, più importanti messi in evidenza. Se volete approfondire, come al solito, metterò il link alle release notes in descrizione, insieme ovviamente al link per scaricare questa nuova versione. Io direi che possiamo terminare qui il video, che come al solito spero che vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato utile. Ci vediamo alla prossima e buon 3D!